Ciao ragazze, inizio questo vlog di sera, come potete vedere dalla finestra, perché praticamente oggi, mi metto a favore di luce, è il compleanno di Dario e quindi praticamente noi oggi festeggeremo. Già in negozio a Carità Shop abbiamo fatto i dolci, le pizzette, insomma una bella giornata per festeggiare con tutti i nostri follower, clienti, e stasera usciremo. In effetti praticamente questa non è la vera festa, ma lui non lo sa, però lo posso dire perché quando caricherò questo video già sarà successo il fattaccio. Adesso vi faccio vedere il mio outfit, però vi voglio dire questa cosa, cioè praticamente ho organizzato il tutto alle sue spalle, cioè lui non sa nulla perché lui voleva fare una festa oggi che era il suo compleanno. Alla fine qualcuno non poteva venire, alla fine ho detto facciamo una cosa a sorpresa e gli ragazzi siamo qua a Carità Shop. Vieni qua amore, vieni qua. Io e Dario stiamo facendo una challenge, pizzetta challenge. Ho più da mangiare più amore, a te che numero è? Ventesima. No. A me a parte questa è la sesta. A te? Più uno. Settima. Oddio, devo recuperare. Oh, ma sono sei dietro. Oh, troppo buona, raga, guarda che non dobbiamo mangiare davanti. Eppure ho fritto. Cosa bella che sta pure un massimo di dolci, ma a me non fanno proprio culo come le pizzette. E quindi le pizzette già finito. Questo è il terzo vasto. Ma invece questi sono i dolci. Abbiamo altri passi di pizzetta. Qui a Carità Shop. Ancora. Amore, stai dietro. Amore, devo recuperare subito. Una cosa che non devo assolutamente dimenticarmi di portare sono queste qua, le carb blocker. Ed era una cosa che vi volevo straconsigliare già da un po' di tempo. Le ho scoperte non da tantissimo, mi sto trovando da Dio con queste qua. Le carb blocker sono delle capsule naturali di Natural Mojo. Sono fantastiche ragazze, soprattutto per gli sgarri, per i fine settimana, perché bloccano i carboidrati, cioè è una cosa stupenda. E sono completamente naturali, a base di estratto di fagiolo, alghe, vari semi eccetera. E praticamente se ne prendono due prima, un quarto d'ora prima della buffata, insomma, no? Che poi ovviamente non deve essere un motivo per sfondarsi, però se voi come me amate la pasta, la pizza, i dolci, insomma, chi è che non li ama, e volete concederveli così, potete concederveli senza sensi di colpa, insomma. Io li uso, vi devo dire la verità, solo nel fine settimana o quando comunque voglio mangiare carboidrati sporchi, quindi ad esempio so che c'ho, ad esempio come adesso che comunque mangerò fritti, pizze, ma mangerò, cioè io mangio proprio tantissimo, mangerò tipo non so 10.000 calorie in un'ora, e allora mi prendo queste qua, così si bloccano i carboidrati, alla fine non ti fanno ingrassare. Quindi io ve le straconsiglio, io le sto provando, mi sto trovando bene, non ho avuto effetti collaterali, nulla, sono completamente naturali e sono veramente veramente top. Quindi le trovate sul sito Natural Mojo e c'è il mio codice sconto CARLITADOLCE20. Mi raccomando, se andate sul sito e inserite questo sconto avrete lo sconto del 20% su tutti i prodotti presenti sul sito. Quindi ve le strago, io vi straconsiglio queste qua, che poi io le prendo nel fine settimana, ma voi, cioè chi vuole magari dimagrire, perdere peso e comunque deve stare attento, le può prendere anche tutti i giorni ad esempio, quindi poi dipende sempre dalle esigenze. Poi qua c'ho tutto, questo è tutto il mio angolino Natural Mojo, di tutti i prodotti che sto usando in questo periodo e che mi stanno piacendo: Vita Protect, Pure Detox, la Choco Dream e Top, quella che, con cui faccio la cremina al cacao, la metto anche nel cappuccino, nel caffè, è buonissima, è una diciamo variante delle creme al cacao super caloriche, questa è sempre detox, il berry boost, poi semi di chia, il bacche di goji e va bene, mi devo muovere, però queste me le ficco in borsa. Meraviglia questa pizza, ci sono anche gli spiedini con mozzarella, prosciutto e una bella margherita. Sì amore, sei bellissima. Che bella torta amore, soffia. Sì. Ho mangiato tutto il dolce da sola, perché Dario sta male, guardatelo. Il giorno del suo compleanno sta male, cioè amore, non solo non hai fatto la festa, neanche male. Che brutto compleanno amore, è vero?
Li farai l'anno prossimo? No, ma questo bene. E quando? Tutto che è passato, oggi è il tuo compleanno. Lo ti faccio una prova. Ma li facciamo? La settimana prossima? Sì. Supermercato, raga, sto vloggando tutte le cose che stiamo comprando per la festa, vi faccio vedere. Carrello pieno di schifezze, patatine, tutto super sano. Vabbè, sotto ci sono le patatine di vario tipo, poi i tramezzini, questi qua li ho trovati senza olio di palma, farli con prosciutto col salame, vari tipi di formaggio, queste le voglio troppo provare, gusto salame e finocchietto, il pane, un sacco di tipi di patatine, ho preso bustoni di patatine, queste sono le piccole, ho preso anche il bustone grande, vabbè, merluzzo è per stasera, poi ci sono anche le noccioline, abbiamo coperto, poi ci sono le coca-cole, poi vabbè, ho preso un sacco di roba, le salse, sprite, le cose da bere, pane, vabbè, un sacco di robe, perché praticamente facciamo questa bellissima festa. Avevo comprato un sacco di cose proprio a festa, perché a Dario piace così, proprio a festa, quindi patatine, noccioline, tramezzini, poi faremo anche cose cucinate tipo gli gnocchi, tutti i suoi piatti preferiti, poi faremo panzarotti rustici, le pizze, pizza se c'è farina, comunque un po' di tutto. Ecco che sta venendo mia mamma. Mamma, hai preso le cose? No. Ciao, allora sono ferma nel garage dei miei, oggi è sabato e stasera ci sarà la grandissima sorpresa epica. I preparativi veramente scorrono veloci, Dario è all'oscuro di tutto e si sta riprendendo, tra l'altro poverino, io spero che si riprenderà, sto facendo tutto per curarlo perché altrimenti non si godrà nulla e dovrà vedere noi mangiare. Vabbè, comunque lui sarà felicissimo comunque, perché lui è un bambinone, ama le feste, ama stare in compagnia. Quindi vi dicevo, oggi fa un caldo pazzesco, io sono venuta a prendere la Nancy che è tornata da Roma, dobbiamo andare a farci la piega dal parrucchiere, infatti i miei capelli sono sporchi, con i prodotti del Carlita Shop. Ovviamente io mi porto sempre shampoo, balsamo, tutti i prodotti miei, per non usare quelli del parrucchiere, per usare prodotti naturali e bio. E niente, sono venuta qua, adesso vi faccio vedere i preparativi a casa Carlita, a casa Paquito, perché tutto questo può esistere grazie a due genitori fantastici come i miei che mi daranno una mano a cucinare. E la torta l'ho fatta fare, dopo ve la faccio vedere con una nostra foto, la vedrete, è epica. E mia mamma e mio padre mi stanno aiutando tantissimo, anche mia suocera, la mamma di Dario, comunque c'è una collaborazione di tutti. Adesso vi faccio vedere, andiamo. Ora, questi cosa sono? Queste sono pizze ripiene, pronte per la cottura. Questi che sono? Calzoni panzerotti. Panzerotti. E questa? Pizza? Questa? Frittatina. Vai. Ma forse poi profitterò. Sono buonissimo. Guarda quanto cioccolato. Ah, vabbè. Facciamo vedere anche le torte. Siamo curiosi di vedere la nostra torta. Questa è quella di Dario, ragazzi. Col topponino. Queste sono dei bimbi, sono bellissime queste torte. Ragazzi, questa è la situa nella mia macchina. Sembra un camion della pasticceria, pieno di roba. Vabbè, sono andata anche al caseificio a prendere la mozzarella, la torta, dopo ve la faccio vedere. E la cosa bella è che ci sono anch'io. Che c'è anche Nancy e stavamo davanti, vabbè, stiamo andando al parrucchiere, c'avevo i capelli sporchi, siamo passati davanti al negozio, per poco non ci vedeva Dario. Che stava fuori al negozio. Cioè, ho fatto una manovra in controsenso, se no vedeva tutti i dolci, vabbè. Raga, è qui la festa, c'è anche il cappellino. Comunque stiamo aspettando mio padre e Dario, vi faccio vedere un po' di preparativi. Che bello, guardate che bello. Allora, qua ci sono tutte le patatine, la mozzarella, patatine, patatine, tramezzini, patatine, pane, prosciutto, mozzarella, patatine, tramezzini, salame. Qua siamo ancora in preparazione di altre cose con la Nancy. Guardate com'è bella. Guardate quante pizze. Quante cose ci sono. Magari se accendiamo la luce, questo è meglio. Stiamo preparando, ognuno c'ha il cappellino. E stiamo preparando, qua ci sono frittatine fatte da Paquito, pizze contro pizze, gnocchi, raga. E poi dopo vi faccio vedere tutte le cose della pasticceria, panzarotti da friggere. Insomma, penso che Dario quando verrà morirà, ma soprattutto perché lui, a causa del mal di stomaco, non potrà mangiare nulla e dovrà guardare noi che mangiamo, povero. Ci vuole una festa, una sofferenza. Prova.
Siete pronti? Siamo quasi pronti. Sta per salire Dario. Dai, ci siamo. Della pasticceria Alessandro, sono tutti rustici, buonissimi, guardate come sono buoni questi, tutti fatti dalla pasticceria Alessandro, le pizzette, i cornetti, e poi dopo vi faccio vedere la torta, raga, è troppo buone queste cose, quelle pizzette io le adoro. Questi li ha fatti Paghito, sono ripieni, ha fatto anche la pizza, questo è un rustico, pizza con le scarole, queste sono tutte frittatine fatte da Paghito, meraviglia. Questa è un'altra pizza, questa si c'è Fiarelli, qui ci sono gli gnocchi. Pupi, quanto sei bella col cappellino, sei una fatina? Sì? Amore, cornettini, pasticceria, Alessandro, amore, questi te l'ha regalati, Alessandro. Lo so che sei sempre un amico, di più di un amico, ti ringrazio. E andate tutti alla pasticceria Alessandro. Pasticceria Alessandro. Di fronte all'Ipercop 4 nuovo. Ragazzi, è un fratello. E vi mangiate questi, adesso vi faccio vedere la torta. Ecco la torta fatta con la nostra foto. Ti piace, amore? Che cacchio ridi tu? Sempre da pasticceria Alessandro, è bellissima. Grazie, anche grazie a me. Poi vai la gallina. Non posso essere vicino, vuoi se prendi qualcosa? Come mai?